Buonasera. Siamo? Con niente? Salve. Ma ho visto una buona partita. Credo che il primo tempo il Perugia abbia fatto molto bene. Abbia offerto un buon calcio e ha prodotto qualche situazione per far gol. Non ci siamo riusciti. Secondo tempo è stato un pochino più equilibrato, però io non temevo tanto perché eravamo in partita, vincevamo i duelli, poi è arrivato questo rigore che ci ha ucciso. Perciò poi dopo abbiamo provato a ripareggiare, ma non ci siamo riusciti. Comunque è una buona partita, sono contento della mia squadra, quello che ha fatto. Cominciamo da 7 partite e i ragazzi la soffrono un po' questa cosa, compreso io, però il campionato sta dicendo questo. Peccato. Perché potevamo fare un pizzico di più. Prego. Grazie. Mister, buonasera, Emanuele Sapri, la Gazzetta dello Sport. Buonasera. Primo tempo con grandi ripartenze, la sua squadra andava affollata, no? Giocava a memoria, poi si è un po' fermata forse nella ripresa, sul più bello. Ma non si può tenere il gioco per tutta la partita, perché comunque richiede molto anche in Serie A. Non è che giocano squadre, anche quelle forti, giocano 90 minuti allo stesso modo. Io credo che il Perugia abbia fatto grande primo tempo, a tratti il secondo, e per me è un gran finale, perché poi ci ha provato e ha crossato, ha provato a mettere in difficoltà e non è riuscito a far gol. Un'ultima domanda gliela faccio sui playoff. Avrete uno scontro diretto, una sorta di finale con la Cremonese. Vi toccherà tifare Foggia perché se dovesse far punti a Verona, voi siete matematicamente dentro. Speriamo, vediamo. Confido nel Foggia, faccio il tifo sicuramente, ma dovremo vincere anche noi, perciò speriamo. Mister, molti a Perugia guarderanno il risultato e l'andamento di queste ultime partite, però credo che insomma, anche stasera il Perugia la sua parte l'abbia fatta. Diciamo che in questo campionato ci siano stati un pochino troppi errori dei singoli, insomma qualche episodio che un po' vi condanna, anche stasera Sgarbi è entrata a fredda, ha fatto purtroppo quel rigore, però insomma, credo che se si guarda alla prestazione anche contro il Cittadella, insomma, non avete demeritato, anzi, secondo me avete fatto una buona partita su un campo difficile, campo caldo. Ma no, Però ci dovevamo commentare l'ennesima delusione. esatto, è questo il problema. Io credo che il Perugia andrà valutato negli anni. Quest'anno per me non è finito, ci credo fino alla fine e speriamo andare in Serie A. Non mollo niente fino all'ultimo giorno. E poi quando sarà finito io credo che il Perugia vada valutato non solo in quest'anno, in più anni, perché una squadra così nuova, 22 giocatori cambiati. Ogni anno metti qualcosa per creare un gruppo che poi dopo può essere il risultato finale di 2 anni, 3 anni, non lo so quanto ci vorrà, quanto ci vuole. Credo perché gli errori e le partite sono molto simili durante la stagione, abbiamo fatto tante belle partite e a volte mi ha raccolto poco e perciò per me c'è qualcosa che non va, perché non credo nella sfortuna o nella fortuna. Credo in qualcosa magari che non va, che non ho capito neanch'io, però detto questo c'è anche tanto di buono, perché se il Perugia giocava bene vuol dire che c'è qualità, che c'è qualcosa che funziona, qualcosa di azzeccato e perciò credo che le valutazioni non vadano fatte così tragiche, vanno fatte lucidamente, con lucidità. Essere lucidi per costruire un gruppo poi che possa ambire veramente a qualcosa di importante. Scusi, queste sue parole le leggo un po' come, non parole d'addio, però mi sembra di capire, Ho no? detto 2 o 3 anni. Addio, quanto No, sta? 50 anni. però
Qualcosa ha maturato, qualche scelta l'ha maturata lei No, rispetto al no, futuro? no, adesso ho detto finiamo, la società sta qua, ci vuole tutti i giorni, vediamo che cosa, come cosa Ma uscirà. lei le forze per ripartire ce l'avrebbe? Cioè, nel Perché senso, ho le energie per. 40 anni, 42, 43, ce l'ho, 43, non c'ho E l'energia, ho 2 anni che alleno, se non c'ho l'energia. però crede che ci siano le. Cioè, avrà intuito se ci sono le condizioni che lei vorrebbe per poter ripartire oppure no? Perché è chiaro che lei è ripartito da un campionato, ha fatto praticamente una squadra tutta nuova. Quindi, cioè, immagino che ripetere questo campionato con altri giocatori nuovi sarebbe difficile per chiunque. Se invece c'è la possibilità di costruire e ripartire qualcosa, come ha detto anche Goretti in settimana, allora. È probabile che se ne possa anche parlare. Lei ci ha ragionato su questo aspetto? Ha sentito qualcuno? Oppure, scusi No, se glielo chiedo, ci mancherebbe, fai il lavoro tu, ci mancherebbe, c'è problema. Io quando finirà tutto parlerò con la società e ci parleremo di quello che sarà. Cioè, ho un rapporto bellissimo sia con Goretti e Pizzimenti e col presidente Santo Padre. C'è stima reciproca e perciò ci sono tutte le cose per continuare. Poi ci siederemo e valuteremo cosa si può fare e cosa non si può fare. Poi ci prenderemo ognuno le proprie decisioni, ma magari pure Perugia, magari. No, se stancavo, non lo so, vedremo. Come no, come no? Vedremo, vedremo, ci siederemo e parleremo di tutto. Ripartire, io ho intrapreso questo nuovo lavoro, è una terapia, perché a casa senza calcio sono andato un po' sotto di testa e perciò per me non è che mi manca energia, se sto a casa sto male, perciò ho bisogno del campo. È così. Buonasera, mister Domenico Buonasera. Carella, Corriere del Mezzogiorno. Le chiedo un primo tempo davvero bello da parte della sua squadra con Verre che tra le linee ha creato pochi problemi, insomma avete tenuto molto bene il campo. Le chiedo se è mancato qualcosa proprio negli ultimi 16 metri per poi concretizzare tutto quello che avete fatto sul campo. E seconda domanda, cosa pensa del Foggia per averlo visto da avversario? Ma sì, no, ci è mancato anche ultimamente, ci è mancato un po' gli ultimi metri dove dovevamo sfruttare qualche situazione, ma non è questa partita, è qualche partita che succede. Il Foggia, per me il Foggia è forte, se vedi i giocatori sono forti, è una squadra che prova a giocare, che ha gamba, che ha talento, tanti giocatori di talento, e gente che ha tanti campionati di B. Per me è una grande squadra, poi quando uno va in difficoltà, ma qualsiasi squadra, anche il Perugia, se si fosse avvicinata sotto avrebbe avuto le stesse difficoltà a tirarsi fuori. Quando arrivi là sotto non è facile tirarsi su perché poi il pallone pesa, le gambe tremano, purtroppo è questo. Antonio Seppa, Teledauna. Più che una domanda, volevo fare i complimenti perché è stata una partita vera. Di solito in questi finali di campionato se ne vedono di tutti i colori, biscotti e biscottoni a destra e a Non sinistra. biscotti. Invece è stata una bella partita da parte della sua squadra che si era giocata fino alla fine. Tutto qua, volevo solo fare questi complimenti. Grazie. Mister, lei ha detto prima una cosa importante, personale, quando ha detto io ho bisogno del campo. In 2 anni lei ama giocare con i giovani che devono avere questa sua mentalità e ha cercato di trasmettere cosa ha avuto di positivo da questi giocatori e cosa invece è mancato per non andare ancora meglio, visto che il Perugia è stata in questo campionato una delle squadre che ha giocato meglio. Ma il riscontro che ho avuto è che tutto quello che gli dico fanno, perciò è bellissimo, perché i ragazzi sono presi da quello che facciamo, sono partecipi, gli interessa quello che facciamo e perciò è stimolante quando hai una squadra così. Cosa manca? Manca, ho detto, un po' di equilibrio che con un paio di anni magari si trova, perché tanti giovani abbiamo fatto quasi tutto il campionato con due mezzali che hanno fatto la primavera l'anno scorso. E poi Carraro ha giocato molto, un altro ragazzo molto giovane, perciò è una squadra che ha bisogno un po' di tempo per crescere, per diventare la squadra tosta da B per me. Questi tre che ho detto hanno fatto un campionato importantissimo e io ringrazio per quello che fanno tutti i giorni perché sono eccezionali. Perciò continuiamo. Volevo solo aggiungere un altro complimento che giustamente mi ha fatto notare Beh, il rimango collega qua, prima. tutti i complimenti, No, ho è perché perso, ho perso. è stato l'unico della sua squadra a incitare i suoi a buttare fuori la palla quando c'era a terra un giocatore del Foggia e questo le fa onore. Oh, grazie. Bene? Posto? Grazie.
Grazie.